Vi do un caloroso benvenuto, visto anche la fase stagionale che stiamo andando a vivere, a una nuova puntata del Rock Talk Show che inizia ovviamente il rush estivo, parallelamente al rush estivo della Rock Italia. Rock Italia che ha visto vivere in pista il round 5 a Cremona, di cui ovviamente parleremo insieme in questo nuovo appuntamento. Il meteo è stato perfetto e quindi i protagonisti in pista ne hanno potuto approfittare, il caldo anche ha cominciato a spingere. Ma protagonisti assoluti sono stati loro, i piloti e soprattutto lo spettacolo. Non ci credete? Musica, immagine, il nostro best of e poi torniamo qui. Lo avete intuito riguardando le bellissime immagini che vi abbiamo appena riproposto, paddock, ma soprattutto pista, affollatissimi con tanti protagonisti, tanti piloti che si sono dati battaglia per i pochi posti sul podio. L'hanno fatto anche nella categoria mini rock, di cui guardiamo insieme il Race Report, e poi torniamo qui con i primi ospiti del nostro Rock Talk Show di questa sera. Continua il trend positivo nella categoria mini rock, con ben 50 giovanissimi piloti pronti a sfidarsi per la vittoria. Achille Rea comincia il weekend di Cremona con il piede giusto, siglando la sua seconda pole position stagionale grazie a un 54.805 registrato nel gruppo 2. Il più veloce nel gruppo 1 è Blazej Kostreva, che vede svanire la propria prima posizione per soli 17 millesimi e si deve quindi accontentare della seconda piazza nella classifica combinata. Il terzo posto è appannaggio di Giuseppe Noviello, che precede Alessandro Nanni, quarto, Uyifei Xie, quinto, Augustin Feligioni, sesto, Lorenzo Zucchetto, settimo e Luca Muzzolone, ottavo. Chiudono la top 10 Vincenzo Salierno e Daniel Hakkinen.
Vincitore della precedente tappa di campionato a Lonato, David Moscardi si classifica undicesimo, seguito da Nicolai Gavilowski, Andrea Carbone, Odin Flora, Francesco Lisignoli, Elias Boulier, Alexander Scilo, Greta Galliani, Santino Sapia, Shea Shield, Leonardo De Grandi, Marco Verde, Victor Gorun, Antonio Ianni, Tommaso Pomoni, Mattia Finadri, Alessandro Cereda, Edoardo Traina, Stanislav Gabrowski, Camilla Marotti, Prikop Basescu, Moncilo Davus, Leonardo Trombini, Nicolai Pietras, Valentino Vivian, Leo Kralev, Nicolas Bertolani, Romeo Stanislav Stefanov, Jan Gazelik, Emma Boschetto, Johannes Buchammer, Farel Dugat, Beretta, Giovanni Aringhieri, Rudy Coca, Vasco De Vito, Andrea Croce Screpis, Federico Schiavi, Antonio Martin, Herman Buliceco e Siavosh Derakashan. Le qualifying heat confermano la competitività di Rea, che mantiene le redini della classifica intermedia con un secondo posto nella prima manche ed una vittoria nella seconda. Ottiene gli stessi risultati Nanni, che sale così in seconda piazza assoluta. Recuperano diverse posizioni Gavilowski e Moscardi, rispettivamente terzo e quarto. È in grado di vincere una qualifying heat anche Costreva, che però conclude la sua altra manche all'ottavo posto e retrocede al quinto posto nella classifica intermedia. Zucchetto segue in sesta posizione, Salerno in settima, Feligioni in ottava, Gorun in nova, Xie in decima e Häkkinen in undicesima. Vengono entrambi rallentati da una penalità in una delle loro manche, perdono un po' di terreno rispetto alla qualifica Muzzolon, dodicesimo, e Noviello, sedicesimo. Rea è ancora protagonista nella finale, sfilando bene dalla prima casella e portandosi dietro Gavilowski, seguito a sua volta da Costreva e Nanni, subito impegnati in un duello serrato. Nel corso della seconda tornata, dopo aver tentato il sorpasso ai danni del leader senza però riuscirci, Gavilowski è abile nel rispondere all'attacco di Nanni e a francobollarsi di nuovo al paraurti di Rea, questa volta seguito da Gorun e Moscardi, già in rimonta dopo aver perso un paio di posizioni al primo giro. Mentre si fa sempre più vivace la sfida per la terza posizione, Gavilowski attende qualche passaggio prima di superare Rea al quinto giro, costringendolo a difendersi persino da Nanni, nel frattempo risalito in terza piazza. Un leggero contatto tra i due italiani genera ulteriore bagarre nel gruppo al vertice e ad averne la peggio sono proprio Nanni, che esce di scena, e Costreva, che perde diverse posizioni. Ne approfitta invece Moscardi, che si issa al terzo posto per chiudere il nuovo terzetto di testa, sempre dietro a Gavilowski e Rea. Quando Rea rompe gli indugi all'ottavo e penultimo passaggio per riprendere le redini della gara, Moscardi non si fa attendere nel sopravanzare Gavilowski, che subisce anche l'attacco di Xie e si ritrova a quarto. Xie, autore di una grande rimonta dalla decima casella in griglia, sorpassa persino Moscardi, ma l'italiano replica pochi istanti dopo e rivendica così la seconda posizione. Un arrivo in volata vede Rea trionfare davanti a Moscardi per soli 50 millesimi di secondo, ma il Pullman riceve una penalità di 10 secondi per il comportamento scorretto tenuto nei confronti dello stesso Moscardi e precipita in 24esima piazza. Eredita quindi la vittoria Moscardi, che bissa quella di Lonato, mentre Xie e Gavilowski occupano gli altri due gradini del podio, precedendo Gorun quarto, Feligioni quinto, Muzzolon sesto e Davus settimo, grazie a un'ottima rimonta di 15 posizioni. Completano la top 10 Boulier, Noviello e Häkkinen. Da diversi anni la categoria Mini Rock sta avendo un successo straordinario e anche un po' con orgoglio, no? Che ci teniamo a sottolinearlo. E, esempio di questo sono anche i tantissimi piloti che ogni weekend si danno appuntamento in pista per sfidarsi. Lo hanno fatto anche sulla pista lombarda di Cremona il week scorso, tra l'altro con un finale che non voglio svelarvi molto perché ne parleremo insieme ai miei ospiti, davvero al cardiopalma. Protagonisti, alcuni dei protagonisti ovviamente di questo finale mi hanno raggiunto qui in studio, voglio presentarveli subito partendo da David Moscardi. Ciao David, ben ritrovato e congratulazioni ancora per il tuo bel weekend. Andrea Carbone. Ciao. E per finire Mattia Finardi. Partirei da te David, primo. Nella finale è la seconda volta consecutiva che vinci, ma stavolta però nel tuo weekend non è stato tutto così semplice. Che difficoltà hai incontrato questo weekend in qualifiche nelle manche rispetto al in questo corso? Weekend nelle qualifiche, nelle crono, mi sono trovato che dovevo tirare
anziché di essere tirato, e che poi a partire indietro nelle manche è già molto più difficile che partire primo. E in tutte le manche sono risalito una terza, una quinta, e in finale partivo quarto e sono riuscito ad arrivare alla vittoria. Quindi è stato meno facile dell'altra volta, hai dovuto costruirtela piano piano, però alla fine l'importante è il risultato finale, no? Non trovi? Sì. Andrea, al tuo turno, tra qualifiche e manche invece, guardavo un po' i risultati, hai perso 10 posizioni, cosa non è andato per il verso giusto? E quindi secondo te su quali aspetti ti senti di dover migliorare? In questa pista un po' di curve, ma anche il modo di guida. E che cosa non è andato secondo te? Cosa non ti è piaciuto? Quali errorini hai fatto? I sorpassi e qualche errore. Mattia, anche per te un po' passo da gambero, no? Durante le manche, ci racconti come sono andate le tue gare e anche tu, soprattutto, magari già guardando avanti, che margini di miglioramento hai per il futuro? Allora, tra la qualifica e la gara sono peggiorato perché probabilmente durante la qualifica avevo anche una scia migliore e poi durante le manche sono partito male in entrambe e poi ho fatto fatica a guadagnare le posizioni e quindi per un punto non sono riuscito a qualificarmi alla finale e ritengo che posso migliorare la partenza e i sorpassi. Davide, tornando a te, dicevamo, no, in ingresso, dopo che abbiamo visto gli highlights delle vostre gare, del vostro weekend, finale in volata, no? Bello da vedere, secondo me è un po' più difficile da vivere, e la vittoria è arrivata anche dopo la penalizzazione di Achille Rea. Qual è stato secondo te il momento chiave della tua gara? E poi se sentivi di poter vincere, di avere la vittoria in tasca già in partenza? In partenza, a partire già all'esterno, pensavo di avere la vittoria in tasca già. E però in partenza era la chiave, perché sono riuscito a sfilare subito terzo, perché ho sorpassato Nanni. E poi sono riuscito. Uno dei momenti importanti, il momento chiave può essere stato quello. Come sempre in quasi tutte le gare. Andrea, sei alla fine soddisfatto della tua finale o secondo te, pensando magari a Jesolo, alla top 10, pensi che risultati come quelli siano replicabili? Allora, da una parte sono contento e dall'altra no. Perché da una ho fatto una bella rimonta, solamente che poi a metà dell'ultimo giro mi hanno sbattuto fuori. Ma pensando alle prossimi appuntamenti, secondo te la top 10 è un obiettivo che tu puoi sempre pensare di ottenere? Sì. Mattia, per te personalmente avere così tanti piloti al via e poi pensando anche alla lotteria delle manche, è un ulteriore, la guardi più come sfida o come allenamento anche per migliorare le tue doti di guida? La guardo in entrambi i modi, perché comunque il livello di questo campionato è alto e quindi anche i piloti che sono nelle ultime posizioni sono comunque piloti con esperienza e piuttosto bravi. E comunque sì, è anche un allenamento, perché comunque sbagliando si impara e magari un giorno posso anche lottare per posizioni migliori. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, avermi raggiunto per parlare insieme del vostro weekend. Prima però di andare via, guardiamo insieme il race report della categoria ovviamente successiva alla vostra, il New Rock, e poi torniamo qui. We'll be right back.
Numeri importanti e gare entusiasmanti anche nella Junior Rock, che vede ben 47 piloti ai nastri di partenza. La giornata di domenica si apre nel segno di Valerio Viapiana, che stampa un 48.888 nel gruppo 2 e si aggiudica la pole position assoluta. A rivelarsi la più incisiva nel gruppo 1 è Sofia Povaznaya, in grado di fermare il cronometro a meno di un decimo di Viapiana, una performance che le permette di ottenere la seconda posizione nella classifica combinata alla sua prima apparizione stagionale. Si avvicinano al riferimento cronometrico di Viapiana anche Noyus Stasionis e i due compagni di squadra Filippo Pola e Riccardo Brangero, rispettivamente quarto e quinto. Zacharis Ringstrom fa sua la sesta piazza, seguito da Federico Sbardellati, vincitore della precedente tappa di campionato lonato, Jon Tudajärkan ottavo, Giulia Angelard nona e Ljuboslav Ryukov decimo. La classifica prosegue con Guido Bruno Bidoli, Antun Ranghetti, Nicolò Carrara, Faidon Papafilippu, Emilio Tedesco, Elias Mitaki, Francesco Kocik, Franciszek Ball, Andrea Proverbio, Victoria Farfus, Even Amman, Ettore Sanesi, Matteus Valla, Mia Cindy Auger, Giulio Mazzolini, Enrico Pietrovilla, Riccardo Repetto, Mikhail Cizievich, Nathan Ribecki, Liam Secca, Leonardo Monzani, Cristian Romeo, Dimitris Kordelov, Leonardo Lanza, Selina Baun, Alberto Masotto, Andrea Tei, Francesca Petrini, Carlo Pongratz, Marlon Di Salvo, Palmen Talischi, Lena Pickler, Ettore Di Domenico, Davide Ostapenko, Thomas Cicoracchi, Valerio Santini e Gianluca Vizzoni. È impeccabile il percorso di Viapiana nelle qualifying heats, con due vittorie che lo confermano al vertice della classifica intermedia. C'entra una vittoria anche Brangero, che aggiunge un terzo posto al suo punteggio per salire al secondo posto assoluto. Recuperano diverse posizioni rispetto alle qualifiche Ryukov terzo, Mitaki quarto, Carrara quinto, Bidoli sesto e Farfus settima, mentre perde un po' di terreno Ringstrom ottavo. Nonostante ottengano alcuni risultati incoraggianti, vengono rallentati da qualche intoppo Stasionis, tredicesimo, Pola, ventiduesimo, Sbardellati, venticinquesimo, Povaznaya, ventiseiesima, Yerkan, ventisettesimo e Angelar, trentunesima. Si issano nella top ten Ranghetti e Mazzolini, rispettivamente nono e decimo. La finale è caratterizzata da un grande colpo di scena. Dopo essere partito egregiamente dalla pole position, per poi allontanarsi immediatamente dai diretti inseguitori, Viapiana è costretto al ritiro all'undicesimo giro, quando ha più di mezzo secondo di vantaggio sul più diretto inseguitore. Sfilato secondo lo spegnimento dei semafori, Ryukov subisce gli attacchi di Carrara e Farfus, ma torna in terza piazza già alla fine della prima tornata. Ryukov si avvicina velocemente anche a Carrara e lo sorpassa nel corso del quinto passaggio, lanciandosi così all'inseguimento di Viapiana, prima di vedersi spianare la strada dal ritiro del leader. Nel frattempo Carrara ingaggia un duello serrato con Brangero e tra sorpassi e controsorpassi è quest'ultimo ad avere la meglio. Vince quindi Ryukov davanti a Brangero e Carrara, che tagliano il traguardo a più di 3 secondi dal bulgaro. Si unisce alla sfida per il podio nelle ultime fasi di gara anche Ranghetti, che termina quarto e precede Tedesco quinto. Farfus sesta, Mazzolini settimo. Diciamo da qualche puntata regna un grande equilibrio di forze nella categoria Junior Rock, e infatti lo testimonia che ben 5 vincitori diversi nei 5 round che abbiamo vissuto insieme. Protagonisti di questa categoria, alcuni di loro ovviamente come prima mi hanno raggiunto qui in studio, tra l'altro mi sembrano tutti abbastanza soddisfatti dei loro weekend, guardando le loro facce, guardando i loro risultati. Ve li presento e poi ne parliamo insieme, partendo da Nicolò Carrara. Ciao, buongiorno. Bentrovato Nicolò. Emilio Tedesco. Ciao. E poi Quote Rosa, sono sempre felice quando viene qualche ragazza a raccontare delle sue esperienze in pista, Francesca Pietrini. Ciao Mara. Benvenuta anche a te. Ma partirei parlando con Nicolò Carrara, perché finalmente, primo anno che nella categoria Junior, sì. Finalmente è arrivato anche un bel podio. Sì. Terzo in finale, quindi direi di sottolineare questo bel risultato. E quanto conta quindi essere arrivato a podio finalmente, diciamo ormai a metà stagione, Nicolò? Per me è stato un grande traguardo, sia per me ma anche per il team, perché quando ho tagliato il traguardo da terzo erano tutti scoppiati dalla gioia. Più contenti loro o più contento tu? Sinceramente più contenti loro.
Veramente? Perché? Sì, perché cioè, tipo, facevano dei. Cioè, erano contentissimi, facevano dei salti, Madonna, erano. Vabbè, ma immagino che anche gioia. Tu sia stato soddisfatto. Sì, no? Io sì, però sinceramente più contenti loro. E per perché, dai, perché immagino perché comunque se, cioè, ci siano anche tanti sacrifici. Noi parliamo sempre con voi piloti, ma a volte poi ci dimentichiamo anche di sottolineare i sacrifici, gli sforzi che si fanno anche per prepararvi i kart e per mettervi in condizioni poi di dare del meglio di voi. Sono più contenti loro perché finalmente hanno visto che potevo farcela di arrivare su un podio. Io sono meno un po' contento perché secondo me ne avevo un po' di più. Un po' di più, cioè che potevo arrivare anche secondo, secondo me. Poi sono arrivato terzo, ma mi va bene lo stesso. Poi ne parleremo. Emilio, a proposito di soddisfazioni, guardando i tuoi risultati, possiamo dire che anche per te è stato il miglior weekend della stagione per adesso, e però te lo sei costruito un po' in crescendo, no? Ci racconti tu com'è andata, che cosa ti ha soddisfatto del tuo weekend? A me sinceramente sono molto soddisfatto del mio weekend, solo che il mio problema tra virgolette principale sono le qualifiche. Per esempio in questa gara ho fatto ottavo e nella prima manche avevo un po' di difficoltà a dare il meglio tra virgolette, quindi sono arrivato dodicesimo. Nella seconda abbiamo fatto un po' di modifiche, il kart andava molto meglio, ho fatto quinto. E in finale un'altra volta quinto dopo molte battaglie. E cosa ti manca per chiudere il podio? Per fare diciamo un altro passettino? Sinceramente per migliorare le qualifiche, per partire più avanti, perché alla fine giriamo tutti uguali e quindi è difficile poi prendere un gruppetto di test. Francesca, prima di parlare, no, anche con te di come è andato il tuo weekend, come ti sei appassionata? Io sono sempre curiosa, no? Perché poi magari per i maschi, i ragazzi è un po' più facile appassionarsi al mondo del motorsport. Come ti sei invece appassionata tu? Come ti sei avvicinata al mondo dei kart? I miei genitori, da cosa è nata la passione? I miei genitori sono molto appassionati di motori, mia mamma per le moto e mio papà per le macchine. E all'età di 5 anni mi hanno regalato per Natale un kart. Ho provato, inizialmente mio papà mi porta in pista, poi conosco il team Power Competition che mi sta aiutando a crescere in questo mondo, diciamo. Quanti anni avevi quando hai iniziato a gareggiare? Gareggiare non mi ricordo bene, 6 anni. Ah ok, comunque subito praticamente. 7, sì. E niente. Sei contenta per adesso del sì, percorso sì, sono, che stai facendo? Sono contenta e cerco sempre di puntare in alto a riuscire a vincere comunque gare. Quindi comunque l'obiettivo è vincere. Nicolò, tornerei da te. Parlavamo prima che era il primo anno in questa categoria. Che differenze ci sono? Così spieghiamo anche magari a chi ci segue saltuariamente quelle che sono le differenze tra diverse categorie, no? Anche i cambiamenti poi di approccio che dovete metterci anche voi piloti. Passando dalla categoria mini alla junior, che differenze hai trovato? Se è stato complicato o più facile del solito invece per te adattarti alla nuova categoria? Allora, per me dalla mini alla junior c'è stato un cambiamento un po' particolare, perché subito quando ho preso in mano il junior ho sentito che era durissimo, e allora prima di iniziare le gare a farle sono andato tutte le domeniche, anche nei giorni della settimana, a provare ad allenarmi, perché cioè tipo per me riuscivo a fare 2 o 3 giri e poi venivo giù perché era durissimo. Poi per l'altra roba va bene, normale. Quindi quella secondo te è la difficoltà più... Sì, secondo me è quello, perché poi nel mini sono passato anche di categoria perché ero diventato troppo alto e facevo le curve su 2 ruote. E allora sono passato di categoria perché mi stavo... Vabbè, che fisicamente comunque era più giusto
per te passare a un Sì, kart infatti l'hanno diverso. detto tutti, secondo me hai fatto bene, cioè non solo quelli del mio team, ma un po' tutta la gente del paddock, secondo me hai fatto bene perché in mini ti vedevamo che facevi, che sembravi una moto a fare le curve e allora sono passato e basta. Sono contento di questa categoria perché sinceramente mi piace di più questa che la mini. Anche per quanto riguarda gli sfidanti, i piloti in pista, sì, trovi sì, di un buon livello? Sì. Emilio, guardavo un po' la classifica, no? Direi che ormai siamo arrivati, ci siamo già messi alle spalle il quinto round, sei settimo, se non sbaglio, con 154 punti, ormai abbiamo già fatto il giro di boa. Secondo te, pensando alla classifica, la top 5 può essere un tuo obiettivo? L'obiettivo per tutti è, diciamo, essere primi, quindi sto dando il meglio e spero Lo so, di però arrivare più avanti parlando di possibile. obiettivi realistici, essendo settimo, immagino che ormai avendo passato metà della stagione è un po' difficile, no? Pensare di puntare al primo posto. Un obiettivo realistico, secondo te, può essere entrare nella top 5? Secondo te hai le capacità, il kart, le occasioni per farlo? Secondo me sì, cioè, si può arrivare. E Lonato in notturna, come la vedi? Quali sono le difficoltà o le caratteristiche particolari di una gara in notturna? Ma l'anno scorso l'avevo fatta, ma era il mio primo anno in junior, però quest'anno penso che potrei fare bene. Perché sai più o meno cosa vai incontro. Sì. Francesca, primo anno invece per te nella Rocca Pitaglia. Cosa ti piace di questo campionato? Ah, mi piace un po' tutto l'insieme perché è organizzato bene e c'è molta adrenalina e esperienze ogni momento. E, diciamo, trovi quindi anche molto formativo, sì, no? Mi piace molto e poi anche per la gente che c'è dentro, per i piloti, sono molto più esperti di me, diciamo, siccome sono lì da più tempo. E quindi questo ti dà la possibilità anche di crescere, sì, secondo te? E il tuo weekend com'è andata? Bene, sì, potevo fare meglio, però mi manca esperienza, sia in qualifica che la gestione della gara, quindi si cerca di fare esperienza al primo anno, però comunque non si molla la punta del podio. E quindi anche Lonato in notturna immagino sia la prima volta. Sì. Cosa ti aspetti? Che cosa ti hanno raccontato? Sei già fatto qualche domanda? Ti sei già informata? No, non mi sono cosa ancora detto informata, però spero vada bene, cerco di imparare dagli errori fatti e di riuscire a fare una buona posizione. Va bene, un grande in bocca al lupo a tutte e tre per la prossima gara. Ci guardiamo insieme gli highlight, Race Report della categoria Senior Rock e poi, insomma, speriamo di vederci prima della fine dell'anno. Senior Rock Highlight. È contesa e animata da un grande numero di partecipanti la Senior Rock, come sempre protagonista del weekend di Cremona. Andrea Giudice emerge nel gruppo 2 con un 48-206, firmando così la sua terza pole position stagionale. Il migliore interprete del gruppo 1 è Riccardo Chiodo, che si issa al secondo posto nella classifica combinata. A seguirlo sono i suoi compagni di squadra Mattia Gentile, terzo, e Danny Carenini, vincitore della precedente tappa di campionato a Lonato e quarto nelle qualifiche di Cremona. Charles Alexander Troxler ottiene la quinta piazza, classificandosi davanti a Gianmarco Cortopassi, sesto, Lorenzo Bedetti, settimo, Riccardo Salemi, ottavo, Kacper Turboschi, nono, e Luca Perelli, decimo. Occupano le posizioni successive Giuseppe Gaglianò, Alessandro Giarratano, Mattia Derme, Samuele Di Filippo, Gazimot Lekar, Kaloyan Varbizeliev, Ayesi Cebi, Franciszek Lassota, Piotr Protasiewski, Franciszek Zapla, Aleksander Panaev, Alex Laghezza, Giovanni Polato, Andrea Fiocco, Alessandro Cocchi, Alberto Bernardi, Nicola Marini,
Daniele Guenzi, Davide Torrentelli, Federico Zanetti, Pietro Camerlengo, Emanuele Romanelli, Riccardo Baccai, Daniele Galbiati, Fabio Silvestri, Andrea Saporiti, Dominic Beller e Davide Pretosi. Le qualifying hits mostrano ancora il grande stato di forma di Giudice, che rimane in vetta alla classifica intermedia con un secondo posto nella sua prima manche ed una vittoria nella seconda. Risultati fotocopia per Karenini, che agguanta così la seconda piazza assoluta. Gentile è l'unico altro pilota a vantare un successo nelle qualifying hit, mantenendo la sua terza posizione in classifica con un terzo posto nella sua altra manche. Si presentano nella parte alta della classifica anche Salemi quarto, Gagliano quinto, Bedetti sesto, Turo Boschi settimo. Perde invece diverse posizioni rispetto alla qualifica Troxler, quindicesimo, così come Riccardo Chiodo, 23esimo, e Gianmarco Cortopassi, 27esimo, entrambi attardati da un ritiro. Giudice dà l'ennesima prova di forza in finale, scattando impeccabilmente dalla prima casella e accumulando subito un buon vantaggio sui diretti avversari. Si candida al ruolo di rivale principale di Giudice proprio Karenini, che perde una posizione in partenza a vantaggio di Gentile, ma la recupera immediatamente alla fine del primo giro. Karenini non regge il ritmo di Giudice e deve invece gestire il confronto con Gentile, Salemi e Gagliano, che lo seguono a ruota. Gagliano apre le danze della bagarre quando supera Salemi nel corso dell'undicesimo passaggio e quest'ultimo viene poi attaccato da Varbizeliev, Protazievich e Turo Boschi. Al tredicesimo giro tocca a Gentile rompere gli indugi nella sfida per la seconda posizione con il sorpasso su Karenini, che viene superato subito anche da Gagliano, abile nell'approfittare della situazione, e successivamente da Varbizeliev. Tutto ciò non preoccupa Giudice, che trionfa indisturbato mentre transitano sotto la bandiera scacchi a più di 3 secondi e mezzo dal vincitore Gentile, secondo, Gagliano, terzo, Varbizeliev, quarto e Karenini, quinto. Completano la top 10 Postazievich, sesto, Salemi, settimo, Motlekar, ottavo, Zapla, nono e Perelli, decimo. Come avete sentito dal nostro race report, sempre molto dettagliato, sono stati tantissimi piloti che si sono dati battaglia nella categoria Senior Rock, ma ovviamente non potendo ospitarli tutti ne abbiamo scelto ben due, soprattutto perché ci danno la possibilità di guardare diversi lati della medaglia, perché abbiamo una new entry per quanto riguarda il nostro programma, ma anche un gran conoscitore della Rock Up Italia. Ve li presento subito, partendo da un volto nuovo, Federico Zanetti, quindi un ben trovato, un piacere. Grazie. Averti qui con buongiorno. Noi nella famiglia del Rock Talk Show. E invece Alberto Bernardi, ben ritrovato a te. Grazie. Quest'anno ci siamo già visti per commentare insieme quanto è successo nel terzo round della Rock Up Italia. Federico, dato che in tanti ti conoscono in pista, ma magari chi ci guarda solo qui al Rock Talk Show e non può venire in pista, è la prima volta che ti conosce. Come è nata? Quindi partirei dalle origini. Okay. Come è nata la tua passione per il kart? Come ti sei avvicinato? Sarà una passione tua, una passione di famiglia? Ok, allora diciamo che nella mia famiglia siamo sempre stati molto appassionati di motorsport in generale, sia auto sia moto. E io da piccolo avevo sempre manifestato l'intenzione di correre sui kart, però avevo un po' abbandonato quest'idea verso gli 8-9 anni. E quindi non ho più, diciamo, guardato questo mondo con interesse, però l'anno scorso avevo deciso di riprovare a salire su un kart da competizione e a gennaio ne abbiamo preso uno e abbiamo poi deciso di trovare un campionato in cui correre, perché anche essendo comunque io un neofita mi sentivo lo stesso abbastanza confidente delle mie capacità, e perché mi trovavo molto bene sia col telaio sia col motore. E abbiamo scelto appunto la Rock di quest'anno per iniziare appunto con le prime gare, e finora è andata anche piuttosto bene e sono soddisfatto dei miei progressi. Poi ne parliamo. Alberto, però anche con te, visto che l'altra volta comunque abbiamo parlato soprattutto del weekend, sono curioso di sapere come è iniziato, quando è iniziato, se la passione era personale o anche tu di famiglia. Io ho cominciato piccolissimo, avevo 3 anni e mezzo. E papà ha corso per tanti anni nei campionati di kart e poi ha fatto un po' di rally come navigatore. Quando sono nato non ho avuto molta scelta, diciamo, fin dei primi passi
Ho cominciato ovviamente in piscine più piccole, vicino a casa dove abito, e poi ho affrontato vari campionati. Ho cominciato da quando avevo 6 anni e tuttora sono sempre in attività, non mi sono mai fermato. Perché hai scelto la Rocca Pitaglia, anche se un po' me l'hai già anticipato? Perché dovevamo appunto, una volta preso il telaio, dovevamo scegliere un motore e ci era stato consigliato appunto il motore Senior Rock perché è un motore abbastanza bilanciato ed è anche abbastanza facile da gestire rispetto ad altri. Alberto, adesso parleremo un po' con entrambi del weekend. Tuo weekend invece è un po', posso dire, in salita, no? Sì, Un po' più sicuramente. faticoso. Sicuramente abbiamo cambiato tante cose rispetto alle scorse volte. Ne avevamo anche precedentemente parlato negli scorsi episodi. In realtà il risultato non rispecchia tutto il lavoro che c'è stato dietro e quello che abbiamo potuto vedere durante il weekend di gara. Sicuramente la strada è molto in salita, come era in salita anche precedentemente, però insomma non siamo nello stesso step in cui eravamo precedentemente. Abbiamo lavorato e sicuramente c'è ancora tanta strada da fare, però qualcosa di buono l'abbiamo capito sicuramente. Tra atteggiamento tra manche finale, in cosa ti sei sentito migliorato? In cosa avete migliorato secondo te? Ma in realtà pensavamo di essere molto più competitivi fin dall'inizio, in realtà non abbiamo mai trovato competitività, non c'è mai stata sia nelle manche che nella finale. E abbiamo cercato di dare il massimo e comunque provando continuamente componentistiche nuove anche durante le manche e durante la finale, quindi è stata una prova continua. Federico, sei riuscito a centrare la finale? Soddisfatto del tuo weekend, di quello che avete messo in pista, di come hai affrontato poi tu le varie sfide che ti sei trovato davanti? Sì, diciamo che quando avevamo appena finito l'iscrizione per il secondo round a Jesolo, non mi sarei sicuramente aspettato di arrivare fin subito dalla prima gara, tutte e quattro finali di fila, anche abbastanza con relativa tranquillità, senza mai dover prospettare un weekend in cui avremmo dovuto lasciare il circuito prematuramente. Però questo weekend sì, sono stato soddisfatto della mia prestazione, però venerdì e sabato ci trovavamo molto meglio con il telaio e riuscivamo a fare tempi molto più vicini rispetto ai primi. Invece domenica non mi sono trovato molto bene, ho perso un po' di performance e poi abbiamo anche avuto un problema nella prima manche che ha comunque destabilizzato il nostro punto di partenza per la finale, però comunque mi posso dire soddisfatto anche perché ho imparato molte cose da questo weekend. Alberto, gli ultimi due round sono stati un po' così così, pensando all'Onato, pensando che è una notturna, cosa poi porti come obiettivo? Se puoi andare abbastanza confidente, insomma, nell'affrontare la prossima gara. Ma io parto sempre confidente, parto sempre dando il massimo. Purtroppo ogni gara è a sé. Però continuiamo a lavorare, credo che sia quello l'importante, no? Cioè non demordere, continuare a cercare una via, delle soluzioni e infatti sono contento anche con il mio team perché non ci si abbatte mai, si continua a cercare la via per trovare un buon passo, un buon risultato. Dato che magari c'è chi da casa ci segue anche per le prime volte, no? Magari non guarda spesso gare di kart, mi aiutate a spiegare le peculiarità, le caratteristiche di una gara notturna? Cioè perché è diverso e in cosa, e qual è la sfida più grande di una gara notturna pensando all'Onato? Allora, io non ho mai corso in una gara in Ah, notturna certo, perché ovviamente, appunto è la la prima mia prima volta. sarà appunto a Lonato a inizio luglio, quindi sono molto curioso di sapere che cosa cambi tra una gara normale e questa notturna. Senza sfidare segreti a uno dei tuoi avversari. Ma in realtà non c'è una grandissima differenza per quello che riguarda la competizione, ma si respira un'atmosfera nettamente diversa, no? È come una grande festa, non che non lo siano gli altri round, però il fatto che sia appunto notturna rende tutto il più emozionante, sia dal punto di vista del pilota che dal punto di vista del pubblico. Va bene ragazzi, grazie. Siete stati bravissimi, è stato bello avervi nostri ospiti. Guardiamo insieme highlights, categoria expert e poi torniamo qui. Ancora una volta due piloti diversi si spartiscono le vittorie nella Expert Rock, categoria dedicata ai più navigati della Rock Cup Italia. Filippo Repetto si esprime al meglio in qualifica
con un 49.346 che gli vale la pole position. Il pilota italiano riesce a fare la differenza e a battere per più di 3 decimi il connazionale Alessandro Viganò, secondo nelle qualifiche e già vincitore di gara 2 nella precedente tappa di campionato a Lonato. Si presenta ai vertici della classifica con il terzo miglior tempo l'altro vincitore di Lonato, Andrea Sorbello. Il leader di campionato rifila solo 15 millesimi a Paolo Baselli, quarto, a poco più di 2 decimi sia Michele Zampieri, quinto, sia Adrian Martincevic, sesto. Completano la top 10 Tino Donadei, settimo, Marco Beretta, ottavo, Riccardo Pedrola, nono, e Marco Nannavecchia, decimo. Seguono Gianluca Pietro Rubiolini e Luca Davì. In gara 1 Repetto mantiene il comando grazie ad una buona partenza dalla prima casella, ma è Sorbello a terminare il primo giro davanti a tutti. Dopo essersi francobollato al pullman allo spegnimento dei semafori, Sorbello passa Repetto all'ultima curva della prima tornata e lo costringe a confrontarsi con Viganò. Quest'ultimo non si fa attendere e sferra l'attacco nel corso del secondo passaggio, manovra che gli permette di salire in seconda piazza. Il duello tra Viganò e Repetto favorisce la fuga di Sorbello, che acquisisce 8 decimi di vantaggio sui diretti inseguitori. Il primo a ricucire il gap con Sorbello è Viganò, che si porta 3 decimi dal leader al quarto giro. Nella settima tornata si avvicina anche Repetto, che completa un terzetto racchiuso in appena mezzo secondo. Repetto supera Viganò già nel passaggio successivo e poi cerca di sitiare Sorbello, che però reagisce e sembra conservare la prima posizione. Colpo di scena al 14° e terz'ultimo giro, quando Sorbello commette una leggera sbavatura nel primo settore e Repetto ne approfitta per portarsi in testa la corsa. Repetto vola così verso la vittoria, mentre Sorbello si difende dagli attacchi di Viganò per chiudere secondo proprio davanti al connazionale. Seguono Baselli, quarto, in grado di avvicinarsi al terzetto di testa nelle ultime tornate, Marcinkiewicz, quinto, Zampieri, sesto, e Pedrola, settimo. Beretta viene retrocesso dal 7° posto all'8° per una penalità di 3 secondi per lo spoiler frontale in posizione non corretta. Davì e Rubiolini completano la top 10, mentre sono costretti al ritiro Nannavecchia e Donadei. In gara 2, grazie all'inversione in griglia di partenza dei primi 8 classificati di gara 1, è Beretta a scattare dalla prima casella e a mantenere la leadership, seguito alla fine del primo giro da Pedrola, Zampieri, Marcinkiewicz, Viganò, Repetto, Baselli e Sorbello. La bagarre si anima velocemente nel gruppo degli inseguitori e tra sorpassi e controsorpassi il più scaltro è Sorbello, che sale in quinta posizione nel corso della quarta tornata. Nello stesso passaggio, dopo 2 tentativi non riusciti nei giri precedenti, Zampieri supera Pedrola per issarsi al secondo posto e lanciarsi all'inseguimento di Beretta. Marcinkiewicz cerca di emulare Zampieri nella tornata successiva, ma il sorpasso ai danni di Pedrola sfocia in un contatto tra i due, che perdono così terreno. Ne approfitta Sorbello, che si porta in terza piazza, seguito a ruota da Viganò e Repetto. Dopo aver ridotto rapidamente il gap da Beretta, Zampieri supera il connazionale al 7° giro e prende le redini della corsa. All'inizio del seguente passaggio Beretta fa passare il compagno di squadra Sorbello già alle sue spalle, per poi essere attaccato anche da Viganò e successivamente da Marcinkiewicz, Repetto e Baselli. Sorbello cerca di insidiare la prima posizione di Zampieri nelle ultime battute della gara, ma quest'ultimo regge la pressione e vince, tagliando il traguardo con un solo decimo di vantaggio su Sorbello, che bissa il secondo posto di gara 1 e conserva la leadership in campionato. Viganò transita terzo sotto la bandiera scacchi, ma viene retrocesso in quarta posizione da una penalità di 3 secondi per un'infrazione nella procedura di partenza. Repetto eredita così il gradino più basso del podio, mentre perde una posizione rispetto a quella ottenuta sul traguardo anche Marcinkiewicz, penalizzato di 3 secondi per aver causato il contatto con Pedrola. Il polacco risulta sesto, dietro a Baselli quinto e davanti a Beretta settimo. Chiudono la top 10 Pedrola, Nannavecchia e Davì, mentre Donadei è costretto di nuovo al ritiro. Come avete visto dagli highlights, anche se non siete potuti stare in pista, se le sono dati davvero di santa ragione anche nella categoria expert, e proprio per parlarne abbiamo chiamato in causa ormai due grandi appassionati amici del Rock Talk Show. Ve li presento subito, mi hanno raggiunto Michele Zampieri, ciao, ciao. Michele, ben ritrovato. E Riccardo Pedrola, ciao Ricky, ben ritrovato anche a te. Io con entrambi vorrei iniziare parlando di gara 2, facciamo un po' come i gamberi oggi, no? Partiamo da gara 2 e poi arrivare a gara 1. Michele, innanzitutto congratulazioni per la vittoria. Grazie.
in gara 2 hai dovuto sudartela però. Io riguardando gli highlights mi sono fatto un'idea, però volevo capire da te quale secondo te è stato il momento chiave della tua vittoria. Il sorpasso su Riccardo o la difesa su Andrea Sorbello? Allora, finalmente c'è stato un weekend caldo che io amo dopo tutta questa acqua e no, Cremona in particolare. Quindi per... ti sei esaltato per quello? Sì, la maggior parte. Sei più un tipo da costume che da sci? Assolutamente sì. E visto anche Cremona... E quindi immaginavi grandi spiagge, grandi nuotate, sì, esatto. E allora ti sei esaltato e l'hai fatto vedere sui carri. Assolutamente sì, era già con la testa in vacanza. No, scherzi a parte, il tracciato di Cremona, sia per la tipologia di asfalto che per come è fatto, è un tracciato che tende a scaldare molto i pneumatici, quindi bisogna stare attenti sia con le pressioni, cosa si parte, e anche cercare di mantenere il più possibile. E io ho cercato più in quello, nel senso che nelle fasi del sorpasso ho scaldato un pochettino di più la gomma, poi ho cercato di essere il più pulito e calmo possibile per arrivare alla fine ed eventualmente, se c'era un attacco, avere la possibilità di andare via, e infatti la gomma si è mantenuta benissimo fino alla fine. Credo che se c'erano anche altri giri non c'era nessun tipo di problema. Rick, invece, i tuoi obiettivi che ti eri posto prima della partenza, gara 2 sempre, stiamo parlando di quello, sei partito in prima fila, cosa c'era dentro quel casco con visiera abbassata nell'obiettivo? Sì, l'obiettivo, io insomma l'avevo detto, per me era fattibile arrivare nei primi 5. Partenza è andata bene, Michele è partito molto bene, ha chiuso molto bene, io sono riuscito lo stesso però a prendere la seconda posizione e dopo vabbè, lui è stato molto corretto, non tanto invece quello che mi ha buttato fuori. Io non voglio commentare perché chiaramente, non essendoci la controparte, faccio il riferimento. Uno può dare il suo punto di vista su quello che è successo, sono avvenimenti di gara, se non sono stati incidenti di gara. C'è comunque, diciamo, una relazione dei commissari sportivi che descrivono benissimo cosa è successo e la penalità l'hanno data a lui, insomma, descrivono bene, sono stato ovviamente cosiddetto parcheggiato, buttato fuori, purtroppo si è rotta anche una stecca del sedile, ci ho messo un po' a rientrare, peccato perché poi dopo anche con i tempi, secondo me, mi sono riavvicinato. Ecco, io avrei gradito qualche giro in più, che magari una posizione la prendevo. Ti avrebbe dato qualche chance extra, però che avevi perso dopo quell'episodio. Guardando invece l'aspetto positivo, sicuramente anche rispetto a Lonato, da quello che abbiamo detto l'altra volta, comunque ci siamo avvicinati, il livello è altissimo, quindi sono comunque contento, ecco, sono andato via con la mare in bocca, ma ripensandoci poi a freddo... In questo momento, mentre Fredda riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno? Per forza, certo, perché vabbè, ci saranno comunque delle altre gare, e riparto con lo spirito che sono più vicino, poi dopo le gare vanno come vanno. È motorsport. Michele, invece, gara 1, che difficoltà hai avuto? Ma sia in qualifica gara 1 non siamo riusciti a ottimizzarci, diciamo, con il motore, ho sempre avuto un po' di problemini che non li ho avuti in gara 2, principalmente è stato quello. Pensavo qualcosa di più a livello telaistico, invece non c'entrava nulla il telaio e abbiamo capito quella cosa lì e basta. E Riccardo, invece, chiudere in top 8, top 8 per te in gara 1 è stato soddisfacente? Sì, in questo caso mi è veramente venuta male la partenza perché sono sfilato praticamente indietro, sono proprio partito male. Ci ho messo, penso, un paio di giri a passare Rubiolini, altri 3-4 giri Nanna Vecchia, quindi ho perso un po' contatto. Il fatto poi di aver rimontato, fino alla settima posizione, comunque mi fa pensare, ecco, che il miglioramento c'è stato. E quindi, come dicevo prima, comunque sono contento globalmente della prestazione di Cremona. Michele, prima vittoria di questa stagione può essere un
non dico un punto di partenza perché ormai ci siamo messi alle spalle il quinto round, un punto di svolta per la tua stagione, pensando ai prossimi tre round che andremo a vivere insieme? Spero di sì, però io di solito ne combino sempre tante e non credo che cambierò, continuerò a combinarne ancora tante e quindi speriamo. Vabbè, però insomma, con intelligenza, arguzia, gestione gomme, sei arrivato a un bellissimo risultato. Sì. Io ti dico speriamo. Riccardo, invece mi parlavi di miglioramenti. Sì. In cosa? Allora, sei sentito migliorato? Sei una cosa personale? In cosa secondo te siete migliorati come team nella gestione del weekend? Tutte e due le cose, diciamo, sicuramente io sto iniziando a capire meglio come funziona la gomma, la gommatura della pista, che comunque... La chiave del successo di... Sì, sì, esatto, vedo che è la chiave di quest'anno, anche l'anno scorso ancora non l'avevo capito. Adesso... prima o poi ci si arriva, esatto. Eh? E... ho ancora un po' il tardo della qualifica, non riesco ancora a sfruttare pienamente la qualifica e parto sempre un po' più indietro di dove potrei partire, perché nelle libere e nel warm up riesco a fare dei tempi migliori che poi non riesco a fare in qualifica. Penso l'obiettivo, diciamo, adesso della natura di Donato è riuscire finalmente a fare una bella qualifica. Dopo, secondo me, con le partenze... ci siamo, a parte vabbè, in gara 1 che l'ho fatta male, ma di solito parto bene, quindi partire un po' più avanti mi servirebbe, perché dopo, come dicevo, se parti con quel gruppetto lì impari anche a starci insieme. Dato che mi hai lanciato l'assist di Donato, Donato notturna, bello, sì, no? Sì, sempre, certo che sì. Perché è così bello. Particolare una notturna? Beh, correre diciamo in notturna è diverso, è bello. E anche la gestione gomma cambia? Beh, le temperature variano molto, diciamo, quando si fanno sia le libere della mattina, specie in questa stagione qui, l'asfalto arriva magari a 45 gradi, che non è lo stesso della sera, che può crollare drasticamente, quindi ha un effetto importante su quello che è l'utilizzo di come utilizzare lo pneumatico. E poi anche tante volte le carburazioni stesse e oltretutto una giornata che è molto lunga perché si parte dalla mattina, bisogna preservare le forze, bisogna insomma, è tutta un'altra gestione insomma. Sì, sì, infatti. Quanto guarda, investi su questa notturna di Donato? Investiamo anche troppo. Però è una domanda mentale. No, no, speranze e sogni, sì, io sì. Sono sempre molto romantica. Esatto, no, ma quello anch'io, nel senso che se vado ancora avanti a correre per forza per quello. Ma guarda, ti dico che un'altra cosa proprio di questa qui, la notturna, il bello della notturna è l'adrenalina che ti dà, perché tu inizi al mattino e poi finisci la sera e non ti rendi conto quando finisce la gara che non c'è più niente da fare. A quel punto diventi un sacco vuoto e dici, ma come ho fatto a stare così attento, così sveglio? Cioè è una progressione nei giorni tra le libere, dormi poco, la gara poi è di notte, è bellissima perché veramente hai l'adrenalina al massimo, condizioni cambiano e sei sempre comunque molto concentrato, devi stare molto concentrato e veramente è una gara diversa e te la godi diciamo dall'inizio quando ci sono le libere fino all'ultimo giro, poi una festa anche quando arrivi per forza devi festeggiare perché hai fatto comunque un'impresa. E avete regalato un bellissimo spot alla prossima gara, quindi a round 6 a Donato in notturna. Quindi io vi ringrazio, vi lascio, vi ringrazio, vi saluto su questa visione romantica di Donato con le luci, dei vostri sforzi, delle giornate infinite. Però guardiamo insieme, prima di salutarvi, gli highlight della categoria Super Rock e poi torniamo qui.
Griglia folta a Cremona anche nella Super Rock, la categoria monomarcia più performante della Rock Cup Italia. È un'altra qualifica da incorniciare per Alex Desario, il vincitore di gara 1 nella precedente tappa di campionato alonato. Inanella la sua terza pole position consecutiva grazie ad un tempo di 47.656 e precede di poco più di un decimo Linnie House, seconda. Ferma il cronometro a soli 3 millesimi dalla pilota svizzera Zachary Taylor, che si aggiudica così la terza piazza. E a meno di 2 decimi dalla pole anche Alessandro Coccozza, quarto, eseguito da Riccardo Martinello, quinto, Gaia Cardinali, sesta, Matteo Berruti, settimo e Alexander Bogunovic, ottavo. Trovano posto nella top 10 anche Brando Pozzi e Cristian Canonica, rispettivamente nono e decimo. Completano la classifica Alessandro Zini, Niccolò Capottelli, Thomas Carnovali, Sacha Roquet, Matilde Seregni, Vittorio Maria Russo, Chiana Naudé, Mattia Gafforelli, Lorenzo Poletti, Cristian Giovanni, Signoretta, Riccardo Coccozza e Manuel Giovanni Gritti. In gara 1 Desario continua ad esprimere la propria velocità sin dallo spegnimento dei semafori, scattando in modo esemplare dalla pole e imprimendo immediatamente un ritmo migliore rispetto a quello dei suoi avversari. È notevole anche lo scatto di Niehaus, che mantiene la seconda piazza mentre guadagna subito una posizione Alessandro Coccozza terzo. Ne guadagna addirittura 5 grazie ad una partenza fulminea a Pozzi, che si ritrova davanti a Taylor. Se la prima posizione di Desario non viene mai messa in discussione, la sfida per la piazza d'onore tra Niehaus e Coccozza è decisamente più serrata, ma le posizioni di vertice si congelano fino alla bandiera a scacchi. Vince quindi Desario, che taglia il traguardo con oltre 5 secondi di vantaggio su Niehaus, abile nel precedere Coccozza di un solo decimo. Pozzi si accontenta del quarto posto, seguito da Taylor. In gara 2 Canonica si fa trovare pronto all'appuntamento con la prima posizione e la mantiene dopo la partenza. I suoi primi seguitori sono Bogunovic, Berruti, Pozzi, Niehaus, Coccozza, Martinello, Taylor e Desario. Al secondo giro Berruti prova a sferrare l'attacco su Bogunovic senza però riuscirci e poche curve dopo ne approfitta Pozzi per superare il connazionale e salire in terza piazza. C'è un altro colpo di scena nella medesima tornata, il tentativo di sorpasso di Coccozza ai danni di Niehaus, che sfocia in un contratto tra i due, che li costringe al ritiro. Dopo essersi già portato davanti a Taylor, Desario rompe gli indugi anche con Martinello al terzo giro e si lancia all'inseguimento del quarto posto di Berruti. Il vincitore di gara 1 supera il connazionale al nono passaggio e si invola verso Pozzi, nel frattempo staccatosi dai primi due. Canonica invece procede spedito verso il successo dopo aver retto la pressione di Bogunovic nelle prime fasi di gara. Lo svizzero taglia il traguardo con più di un secondo di vantaggio proprio su Bogunovic mentre Desario batte la difesa di Pozzi a due giri dalla fine e transita terzo sotto la bandiera a scacchi. Tuttavia il Pullman riceve una penalità di 3 secondi per la manovra effettuata ai danni di Pozzi e viene retrocesso in nona piazza. Pozzi eredita così il gradino più basso del podio, ritrovandosi davanti a Berruti, quarto, Martinello, quinto, Taylor, sesto. La categoria Super Rock ci ha regalato tante belle sorprese e colpi di scena, penalità, risultati stravolti. Ne parliamo con chi mi ha raggiunto in studio qui. Alex Desario, ben ritrovato. Grazie. E complimenti ancora. Grazie. Siamo noi che ti portiamo fortuna o sei te che stai diventando bravino? Scherzo, ovviamente. Sì. Mattia Gafforelli, ben ritrovato anche a te. Buonasera. Alex, partirei da te a questo punto. Terza vittoria consecutiva, ci stai prendendo gusto? Sì? Sì. All'inizio dell'anno ti aspettavi una stagione così consistente? Sì, sicuramente dopo la Winter Trophy comunque vedevamo che la categoria giusta, il passo era buono. C'è stato un po' un calo Franciacorta a Jesolo, che comunque non era andato benissimo, fino a comunque dopo Franciacorta che ho vinto, l'ha iniziato il picco assoluto. Sì, quindi sì, secondo me c'è l'aspettativa, all'inizio anno c'era, dopo un po' alti e bassi, però ci siamo arrivati fino adesso. E posso chiederti se vincere aiuta a vincere, nel senso... che al di là ovviamente sì, di avere il mezzo e di avere l'opportunità per farlo, anche la consapevolezza di un pilota mentale aumenta tanto da darti delle, sì, delle consapevolezze, delle certezze in più che sì, poi possono aiutarti? Sicuramente la vittoria dà comunque un'autostima in più, che è quella giusta che ti serve prima di ogni gara, che ti dà la carica giusta, quindi sì, è la giusta carica prima di ogni gara e quella dopo.
Mattia, ripensando alla scorsa puntata, no? Eravamo qui insieme parlando dei tuoi obiettivi, se non ricordo male avevi puntato la top 15. Sì, esatto. Sei arrivato abbastanza vicino, diciamo così, manca ancora un passettino. Soddisfatto di questo risultato che hai ottenuto a Cremona? Sì, o speravi in qualcosa di meglio? Cioè, c'era qualcosa di meglio da poter fare? Speravamo in qualcosa di meglio, ma abbiamo avuto un po' di problemi. Cioè, praticamente non siamo riusciti a venire a provare, a fare dei test. Infatti siamo arrivati giù la domenica mattina, così un po' alla cieca. Abbiamo buttato sul carter e siamo saltati su, abbiamo provato a fare il nostro meglio. Siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare, 17esimi. Beh, quindi comunque questo dà anche una chiave di lettura a quello che comunque è il weekend e quanto comunque sono importanti anche le fasi preparatorie, possiamo dirlo, no? Per chi magari non conosce il mondo del kart, non è che sali sul mezzo, prendi, metti il casco, abbassi la visiera e vai, anche le fasi preparatorie sono importanti. Esatto, servono per preparare al meglio il pilota e il kart. Alex, parlando anche un po' fuori onda, no? Insieme dicevamo quanto forse la chiave della tua bella stagione sia anche il salto di qualità che hai fatto nelle qualifiche. Sì, allora, quest'anno. Diciamo che le qualifiche possono essere inutili, ma sono la parte più importante di ogni gara, che appena comunque magari parti nei primi, che sei libero, magari riesci a prendere il tuo passo e andare. Quando si è dietro comunque si fa fatica, come appunto in gara 2, come si può notare in gara 2, che comunque ho fatto sempre un po' di fatica a risalire. Sicuramente questa gara 2 c'è stato un po' un amaro in bocca, perché ero arrivato terzo, ma purtroppo con una penalità che così dai giudici dicono che sia stato un incidente, purtroppo se mi hanno retrocesso in nona posizione, e quindi quello un po'... Qual è la nota negativa del tuo weekend? Sì. Che non riesci a spiegarti. Non riesco a spiegarmi, esatto. Mattia, invece, per quanto riguarda il tuo weekend, è mancata la preparazione, ma in cosa ti sei piaciuto e in cosa non ti sei piaciuto? Che mi sono piaciuto, ho avuto un passo abbastanza costante, un po' altino, però costante. E non mi sono piaciuto particolarmente nelle partenze, ho fatto molta fatica a fare le partenze, ci stiamo ancora lavorando. Notturna di Lonato? Pronto. Carichi. Cosa ti piace? Vittoria, sempre. No, certo, quello che immagino. Ma cosa ti piace di un weekend in notturna? Che è diverso, no? Ne stiamo parlando, allora, ne abbiamo parlato anche con gli ospiti. La Junior mi è piaciuta molto, è stata molto bella. Ed è soprattutto stancante, perché si parte dal mattino e si prova a reggere fino a sera. Mattia, per te è la prima volta o hai già fatto una gara in notturna? Sì, è la prima volta. Avevo provato qualche garetta ancora anni addietro. Mi aspetto che sia una bella gara, perché in notturna, con le magari un po' di temperature più basse, più fresco, sarà molto più divertente. Molto più diversa dalla gomma, di tante cose. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. E ci vediamo dopo Lonato, dopo la notturna, e quindi guardiamo insieme gli highlight della Shifter Rock e poi ne parleremo con i successivi ospiti. Grazie a voi intanto. La Shifter Rock, la categoria riservata ai kart a marci, apre la seconda parte del campionato con due gare avvincenti. Samuele Leopardi ribadisce il suo ruolo da protagonista e bissa la pole position ottenuta nella precedente tappa di campionato a Lonato. Dopo aver vinto anche gara 1 nello scorso round, il pilota italiano fa segnare un 47.367 e batte per poco più di un decimo e mezzo Massimiliano Pezzucchi, secondo. Si classificano meno di due decimi dalla pole Riccardo Rigodanza e Fabrizio Morardo, rispettivamente terzo e quarto. Marco Chiarello guadagna la quinta posizione appena davanti a Federico Squaranti, sesto, e ad Andrea Zemin, settimo. Chiudono la top 10 Marco Acquarella, Boris Cutaia e Pietro Fioravanti. A seguire la classifica è composta da Adrian Labuda, Filippo Resenberger, Daniele De Martis, Giacomo Pellegrini, Leonardo Saba, Luigi Del Vecchio, Edoardo Sabatino, Giacomo Ferrando Pegazzano, Francesco Buffa, Cristian Lovi, Alessandro Tagliacollo e Lorenzo Rubes. In gara 1 Leopardi affronta egregiamente la partenza dalla prima casella e rimane in testa alla corsa.
È autore di uno scatto eccezionale dalla sesta piazza anche Federico Squaranti, che transita secondo al termine del primo giro. Dopo essere sfilato bene allo spegnimento dei semafori, Pezzucchi subisce l'attacco dello stesso Squaranti e viene sorpassato anche da Morardo e Acquarella, scivolando così in quinta posizione, ritrovandosi appena davanti a Rigodanza e Zemin. La bagarre iniziale facilita la fuga di Leopardi, che ha già più di un secondo di vantaggio sui diretti inseguitori alla fine del primo passaggio. Nei giri successivi Squaranti simula un'altra qualifica per cercare di ricucire il gap con il leader e riesce a guadagnare un po' di terreno in alcune fasi della gara. Leopardi si rivela però impeccabile nella gestione della corsa e trionfa, mentre Squaranti si deve accontentare della piazza d'onore e taglia il traguardo a soli 3 decimi dal connazionale. Transitano più staccati sotto la bandiera Scacchi Morardo terzo e Acquarella quarto, abile nel reggere la pressione di Pezzucchi quinto. Completano la top 10 Zemin, sesto, Chiarello settimo e Resenberger ottavo, Cutaia nono e De Martis decimo. È invece costretto al ritiro Rigodanza, che esce di scena all'inizio dell'ottavo giro, mentre si contende la quinta piazza con Pezzucchi. In gara 2 Resenberger si dimostra perfettamente preparato allo scatto dalla pole e conserva la leadership. Mantengono la propria posizione di partenza alla fine del primo giro anche Chiarello e Zemin, rispettivamente secondo e terzo. Scivola invece dal quarto posto all'undicesimo nel corso della prima tornata Pezzucchi, mentre seguono il terzetto di testa Morardo, Acquarella, Leopardi e Squaranti. La bagarre nel gruppo di vertice comincia già al secondo giro, quando Zemin sorpassa Chiarello per issarsi al secondo posto. Nel frattempo Acquarella viene superato sia da Leopardi sia da Squaranti, che si ritrovano rispettivamente quinto e sesto, sempre dietro a Morardo. A così inizio una sfida serratissima per la vittoria, con 6 piloti talvolta racchiusi in appena un secondo. Tutti i protagonisti si difendono astutamente, a partire da Resenberger, che mantiene saldamente le redini della corsa. Il colpo di scena più grande avviene al settimo passaggio, quando un tentato sorpasso di Chiarello ai danni di Zemin sfocia in un contatto tra i due che costringe quest'ultimo al ritiro. A cogliere la palla al balzo sono Morardo e Leopardi, che salgono rispettivamente in seconda e in terza piazza. I due italiani si lanciano all'inseguimento di Resenberger, abile nell'approfittare della concitazione alle sue spalle per guadagnare oltre un secondo di vantaggio sui diretti inseguitori, e lo raggiungono a 3 giri dalla bandiera Scacchi. Lo svizzero ribadisce le sue capacità difensive e non lascia spazio agli avversari, aggiudicandosi così la vittoria davanti a Morardo e Leopardi. Termina la gara ai piedi del podio Squaranti quarto, in grado di battere Chiarello quinto, Pezzucchi sesto e Acquarella settimo. Recuperano diverse posizioni rispetto alla partenza Tagliacollo ottavo, Rigodanza nono e Saba decimo. Per chiudere in bellezza questa puntata del Rock Talk Show, abbiamo uno dei grandissimi protagonisti del weekend, la Shifter Rock, uno dei vincitori e il vincitore di gara 1. Ve lo presento subito, Samuele Leopardi, tra l'altro arriva da un bel weekend, ma anche una new entry, e vi presento Leonardo Saba. Ciao Leonardo, piacere, prima volta per te a Rock Talk Show. Bello, così abbiamo anche le due facce di chi è già venuto a trovarci e di chi invece è la prima volta. Parliamo da te, Samuele, perché vittoria dominante in gara 1, arrivato tra l'altro da una bella pole position. Partendo da quella vittoria, la bagarre dietro di te ti ha permesso, secondo te, di allungare inizialmente? È stata una delle chiavi della tua vittoria? Beh sì, diciamo che già dal giro di formazione mi sono concentrato nel mantenere pulite le gomme, vista comunque la condizione della pista, che era molto caldo e con molta gomma sull'asfalto. E diciamo che il fatto che il Pezzucchi, colui che partiva di fianco a me, abbia fatto un po' fatica subito nella partenza, mi ha permesso, diciamo, di riuscire a prendere vantaggio in partenza e di riuscire a scappare via sin da subito, ecco. Come si mantiene in quei casi la concentrazione? O meglio, come non si perde la concentrazione giusta, anche se senti comunque di avere quel vantaggio che ti permette di star là? Beh, comunque ho avuto modo comunque di provare per tutto il sabato, e questo mi ha permesso di avere appunto una buona messa a punto del telaio e del motore, e sono riuscito così a mantenere la concentrazione, essendo sicuro di quello che ero in grado di fare su quel tracciato, e comunque riuscendo a mantenere un buon passo, diciamo, nonostante qualche giro fosse comunque più lento del secondo, avevo un passo abbastanza costante da riuscire, diciamo, a mantenere un buon distacco.
Leonardo, ti ho presentato come new entry, no? Perché mi ricordo che l'anno scorso hai fatto l'ultima gara, l'ultimo round della Rocca Pitaglia, quest'anno invece hai deciso di fare tutta la stagione. Ci spieghi questa scelta, questo cambio di passo? Tanto che parlavamo di passo. Diciamo che l'anno scorso, arrivato a fine anno, non sapevo bene cosa andare a fare nel 2024 e dopodiché, parlando anche col mio meccanico, abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza nuova perché non ho mai corso con materiale Vortex o comunque OTK, però diciamo che è stata una scelta azzeccata per quest'anno per fare esperienza, per fare chilometri e continuare col processo di crescita. Cosa ti sta piacendo? La competitività che c'è all'interno della Rock Cup, siamo comunque tutti abbastanza vicini, diciamo che tra i primi 10-15 piloti in qualifica balla all'incirca 5-6 decimi e poi anche in gara il livello è molto alto dei piloti, abbiamo piloti anche di livello internazionale e è molto stimolante. Samuele, tornando a parlare del tuo weekend, è stato un bel weekend, no? Vittoria in gara 1, dopo podio, terzo posto in gara 2, giro veloce tra l'altro in gara 2, sì. Guardando la classifica sei là davanti, no? Per adesso sì, dai. Lonato, notturna, puoi già puntare, cioè si può già pensare di mettere quasi in cassaforte il titolo? Ma diciamo che forse dalla notturna di Lonato no, però se riesco a fare già un buon posizionamento alla prossima, ovviamente a Lonato e anche quella dopo, diciamo che sì, potrei avere un buon vantaggio rispetto agli altri piloti. Leonardo, è stato un weekend in crescendo anche per te, quindi diciamo un bel weekend, raggiunto la top 10. Conoscevi Cremona? Ora sì, la prima volta? Sì, avevo fatto l'ultima gara appunto dell'anno scorso, del 2023, era appunto a Cremona. Quindi è una pista che comunque conosco. E tuo feedback personale del weekend, personale ma anche di team? È stato, come hai detto te prima, un fine settimana in crescendo. Diciamo che il sabato abbiamo avuto un po' di problemi sulla messa a punto del telaio del motore, però alla fine la domenica siamo riusciti a concretizzare. E vabbè, scontata la tua risposta, se ti chiedo qual è l'obiettivo di Lonato nella notturna, è la vittoria ovviamente. Certo. Ma allora ti chiedo qual è la peculiarità, in cosa bisogna essere perfetti in una gara in notturna? Orca, allora io gara in notturna me ne è capitata, no, ne ho fatta una l'anno scorso, sempre a Lonato, però in KZ, e diciamo che sembra tutto molto più veloce, sembra di andare molto più veloce, le staccate sembrano essere molto più, diciamo che bisogna frenare prima perché sembra di andare a una velocità molto più elevata rispetto a quello che è il giorno, probabilmente per la visibilità. E anche un pochettino per le condizioni del tracciato, magari data anche l'umidità della notte. Questione anche temperature, immagino, no? E temperature, esatto. E invece posso chiederlo a te, l'obiettivo della notturna di Lonato? Cercare sempre di fare meglio ogni gara e avvicinarsi sempre di più e comunque puntare al massimo. Ragazzi, io vi faccio in bocca al lupo per il prossimo round. Allora, l'appuntamento l'avete già dato voi, insomma, immedesimandovi già nel prossimo round, ma io lo ridò a tutti quelli che ci hanno seguito, ringraziando ovviamente di averci seguito per questa nuova puntata del Rock Talk Show. Il prossimo appuntamento, round 6, Rocca Pitaglia, 13 luglio, l'abbiamo già detto, notturna sulla pista di Lonato. Grazie di averci seguito.